con varie consultazioni elettorali, locali e da ultimo anche europee. È stato un ciclo serrato di tornate elettorali che ci ha costretto a convivere con una campagna elettorale pressoché permanente. Ne ha risentito inevitabilmente il clima di coesione che ha sin qui caratterizzato le forze di governo. Io stesso, lo devo ammettere, avevo sottovalutato questo aspetto, al punto che ha finito per accreditare l'immagine di uno stallo nell'azione di governo. Questa è una falsità, è un'immagine che non corrisponde alla realtà. Il governo ha sempre continuato a lavorare perché, conclusa la fase 1, si è avviata la fase 2, fortemente orientata agli investimenti.